pronti? Sì, fate una faccia felice, eh? Allora, cognome e nome. Nome Alex, cognome Ciberti. Nome Diego, cognome Ciberti. Noto una somiglianza, come vi riconosciamo? Perché io ho una macchia e l'uomo. Avete un soprannome? Il nostro maestro ci chiama Cinghiale. Tutti e due? Sì. Perché? Non perché facciamo delle cose male, però che poi ci vengono, quindi... Quindi dopo si ricrede. Quanti anni avete? 10, dobbiamo fare gli 11. Ok, che classe fate? La quinta. Siete in classe insieme? Sì. I maestri vi riconoscono? No. Cioè fate i furbi a scuola? No, però non ci riconosco. E materie che vi piacciono di più e materie che vi piacciono meno? Quelle che mi piacciono di più sono storia e motoria. E? Quelle che mi piacciono di meno sono inglese e scienze. E invece quelle che a me piacciono di più sono motoria e scienze, e quelle che mi piacciono di meno sono inglese e matematica, sì. Suggerisci? Va bene. Il vostro animale preferito? Il mio leone. Una tigre. E colore preferito? Nero. Blu. Cibo preferito? Pizza. Chi è più bravo a cucinare a casa? Papà. Convinti. Che sport fate? Ginnastica artistica. Ok, come mai avete scelto la ginnastica? Perché prima lo faceva il nostro fratello grande, quindi abbiamo provato anche noi, ci piaceva. E da quanti anni lo fate? Questo qua è il quinto, se non mi sbaglio. Sì. Da un bel po'. Siete sempre stati in agonistica? No, i primi 2 anni sono stati in pre-agonistica. Ok. Quante ore vi allenate? 5 giorni alla settimana, 3 ore. 3 ore, quindi avete un giorno libero più la domenica, giusto? E il vostro attrezzo preferito è quello che non sopportate? Il mio attrezzo preferito è il cavallo e quello che non sopporto è il corpo libero. Il mio attrezzo preferito è il corpo libero e quello che non sopporto è il fungo. L'elemento più difficile che sapete fare? Scegliete voi l'attrezzo. Io corpo libero e mi sta fixando. Guarda, il flick test per comprare il corpo libero, la data flick. Come ti senti in gara? Preoccupato. Io ansioso, però impegno. Ok, avete dei portafortuna? No. Ma andate sempre con il vostro maestro in gara o con i genitori? Il nostro maestro, cioè ci porta i nostri genitori, però in gara siamo con i... Ah beh, certo. Ok. E come vi sentite quando non vi viene qualcosa? Io arrabbiato, perché dopo tante volte che lo provo e non mi viene, dopo ti annoia farlo, non volevo. Ma siete determinati però? Sì. Ok. E com'è il vostro rapporto con Matteo, il vostro allenatore? Cioè io ci litigo spesso, però scherzando. Cioè... Di solito, cioè, ci ritiro spesso, però comunque è bravo, quindi mi sta simpatico. Ok. Allora, adesso voglio sapere un vostro pregio e un vostro difetto. Una cosa bella di voi proprio nella vita e un vostro difetto e una brutta. Sono simpatico. E una brutta? Per cosa ti sgrida mamma, tipo? Perché quando mi dice di fermarmi, tipo, a giocare... Con la play io mi fermo perché è divertente. Ok, quindi non ascolti molto. Il mio pregio è impegnarmi. Ok. Il mio difetto è essere permaloso. Sei permaloso? Anche in palestra? Sì. Quindi quando Teo ti sgrida ti arrabbi un sacco? Sì. Ah, allora vedi che vengono fuori gli altarini.
Va bene, fate un saluto matto. Ciao.